Bentrovati ancora una volta da Gerardo Paterna per il blog gerardopaterna.com. Andiamo avanti con gli Hangouts di Google e oggi torniamo un po' su quello che è un vecchio tormentone, no? Che è quello della collaborazione tra agenti immobiliari e quello dell'MLS, proprio anche alla luce di tanti sviluppi, accadimenti anche in ambito tecnologico, che stanno arrivando anche dagli Stati Uniti, quindi si stanno manifestando tendenze nuove. E oggi vorrei parlarne quindi con l'amico Giulio Azzolini di MLS Replat, che è il principale protagonista in Italia proprio in termini di MLS e di collaborazione. Quindi ciao Giulio, grazie per il tuo tempo. Ciao Gerardo, grazie a te, grazie Bene, allora tu Giulio ti occupi, in realtà sei responsabile prodotto e comunicazione in Replat, giusto? a te. Sì, diciamo che ho cominciato con la comunicazione, quindi è un qualcosa che l'azienda non mi ha mai tolto, anche se poi tu sai che c'è anche un altro responsabile qui dentro. Piano piano sono cresciuto fino a occuparmi di tutta l'area prodotto, quindi coordino un po' tutti i team che lavorano a Replat. Quindi dall'informatica a un pezzetto di amministrazione, perché ovviamente anche quello è un pezzo importante di Ahimè, prodotto, sì, vero. ovviamente, lo studio legale, i consulenti che abbiamo all'esterno, l'agenzia di comunicazione che ci crea il materiale di marketing, i grafici che abbiamo qui all'interno, il supporto tecnico, l'assistenza, insomma un po' di cose. Quindi ho un po' tutto sotto mano, Eh diciamo così. beh, insomma, diciamo che non ti fai mancare niente, dai. Ottimo, Esatto. ottimo. Allora, partiamo subito, quindi. Allora, benedetta collaborazione, no? In Italia, nonostante i grandi progressi fatti negli ultimi anni, insomma, c'è questo agente immobiliare che si concede ancora poco e non bene come vorremmo. Secondo te perché? La risposta non è semplicissima e ovviamente va a prendere tante sfaccettature di una questione che appunto è complessa, quindi non c'è un solo perché. Nel corso di 12 anni che ho fatto qui in Replat, devo dire che la situazione collaborativa e della collaborazione tra agenti immobiliari è migliorata esponenzialmente. Ci sono ancora tanti agenti immobiliari che magari sono affascinati dal concetto di MLS e quindi anche da quello della collaborazione, ma non hanno capito esattamente cosa farci e come comportarsi con gli altri. Più che altro è questo che ancora blocca un po' la situazione. Nel senso, oggi si collabora tanto, si collabora con WhatsApp, si collabora con una telefonata, si collabora con altri strumenti. Come ho detto varie volte, c'è collaborazione e collaborazione. L'MLS ti consente di fare una collaborazione protetta, di proteggere i tuoi dati anche nei confronti del mercato, non solo del tuo collega sostanzialmente. Ti protegge nel ricevere la provvigione che devi effettivamente ricevere o nel chiedere quello che effettivamente devi chiedere. Tu dici si concede poco e male, non si concede più poco, tende a concedersi male, quello sì, e quindi a non farsi trovare pronto quando un collega chiama e c'è un appuntamento da organizzare. E quindi spesso ancora sento, troppo spesso sento che il collega chiama, ho un cliente per te, ti interessa collaborare? Sì, e poi il giorno dopo, no, guarda, disdiciamo l'appuntamento. Ecco, questo ha poco a che fare con l'MLS, ha a che fare con l'etica. È questo che bisognerebbe migliorare, cioè se decidiamo di essere in MLS o se in assoluto decidiamo di collaborare con i colleghi, dobbiamo farci trovare collaborativi e quindi non chiudere le porte in faccia, non attaccare i telefoni in faccia, ma se c'è un cliente disposto a vedere un immobile, un cliente non mio che è disposto a vedere un immobile mio, devo assolutamente farmi trovare pronto e disponibile con i colleghi. Ecco. Se diciamo l'MLS negli Stati Uniti la fa da padrone, nel Regno Unito un po' meno anche sul mercato moderno, localmente ci sono indubbiamente dei freni, no, all'utilizzo diciamo così, del metodo. Quindi agganciandomi ancora alla tua riflessione di prima, il tema quindi tu ritieni sia esclusivamente etico a questo punto e non di metodo?
Appena hai detto metodo, ho detto ecco, quella è la risposta dove voglio andare. Il metodo è l'altra faccia della medaglia di questo problema, e quindi si aggancia all'etica. Ti spiego perché. Intanto i freni che tu sottolineavi ci sono. Ci sono anche all'interno dei piccoli mercati italiani, perché poi ogni regione ha le sue regole. Ci sono re regioni in cui si tende a non prendere, per esempio, l'incarico in esclusiva, e questo non perché gli agenti immobiliari non sappiano fare il loro lavoro, tutt'altro, semplicemente perché è abitudine in quella zona lavorare in quella maniera lì. Punto. Ci sono altre abitudini, no? Questo perché? Perché fondamentalmente la professione dell'agente immobiliare non è una professione riconosciuta a tutti gli effetti, ok? Torniamo E sempre lì, questo alla fine, sì. ci porta al fatto che gli agenti immobiliari, sto super generalizzando ovviamente, non hanno un metodo. Cosa voglio dire che non hanno un metodo? Che tutti hanno un metodo, il problema è che ognuno ha il suo, e quindi a volte si sente spiazzato dal fatto che l'agente immobiliare Giulio ha un metodo e quindi approccia il mercato e i clienti in una certa maniera. L'agente immobiliare Gerardo, che magari sta all'agenzia immobiliare di fronte, ha tutto un altro metodo. L'MLS tende invece a standardizzare questo e quindi a far capire al cliente che la posizione nel mercato dell'agente immobiliare è quella e non 100.000. C'è una posizione specifica, come l'avvocato ha una posizione, come il commercialista ha una posizione, ok? Quindi so che nessuno ha la bacchetta magica e che quindi abbiamo bisogno di tempo ancora, la categoria ha bisogno di tempo ancora, e il mercato immobiliare ha bisogno di tempo, ma certamente si arriverà lì, quando il cliente avrà una esigenza immobiliare da risolvere: devo vendere, devo affittare, devo comprare, devo fare una permuta, devo vendere la mia seconda casa in un posto dove non sto. La risposta deve essere: mi devo rivolgere a un agente immobiliare. Perché? Perché è un professionista riconosciuto e io so, io cliente, so come verrò trattato da quell'agente immobiliare. C'è chi ti fa l'intervista, c'è chi ti fa parlare prima dalla segretaria. Anche il solo entrare in un'agenzia immobiliare non è standardizzato. Ci troviamo davanti tendenzialmente, anche qui faccio di tutta un'erba un fascio, una serie di scrivanie. E chi è il capo? Qual è la scrivania più importante? Noi come Relat stiamo cercando di far capire agli agenti immobiliari l'importanza di parlare tutti un'unica lingua. E devo dire che alcuni miei colleghi di altre aziende danno valore tanto quanto noi a questa cosa. Quindi io penso che nel corso del prossimo futuro qualche risultato verrà. Noi cominciamo ad avere veramente dei riscontri. Un altro aspetto che mi stava a cuore proprio riguarda l'utilizzo dell'MLS rispetto agli immobili cosiddetti off-market. Sto leggendo sempre più in questi ultimi mesi l'esigenza da parte dei consulenti, dei professionisti immobiliari di in qualche modo anonimizzare l'informazione, quindi se vogliamo pubblicarla meno sui portali immobiliari rispetto alla ricerca di un recinto, magari anche internazionale, ma popolato soltanto da professionisti con i quali scambiare praticamente informazione, quindi difenderla in qualche modo. Tu quale scenario vedi possibile rispetto proprio a questo segmento di mercato? I portali, che sono assolutamente necessari, dovrebbero essere super collegati, con gli agenti immobiliari, ma in che modo? Come dici tu, nel senso di proteggere le informazioni, no? E quindi dovrebbero essere collegati a doppio filo o a triplo filo con gli MLS, che hanno questa proprietà appunto di far parlare gli agenti immobiliari tra pari, no? E quindi potersi scambiare determinate informazioni che magari al cliente finale e al portale non interessano. Ma insomma, il trovare un immobile su un portale legato a doppio o addirittura triplo filo con un agente immobiliare fa sì che si proteggano le informazioni, no? Cioè quella compravendita per quell'immobile deve passare per forza attraverso un agente immobiliare, collaborazione o non collaborazione, ok? Ci sono clienti che hanno esigenze specifiche, quindi sono proprietari di immobili particolari,
immobili off market, diciamo, ma immobili che sono tendenzialmente all'estero. C'è una cultura, se mi passi il termine, diversa rispetto all'intero mercato immobiliare. Cioè, per il mio bene, per il mio immobile, io voglio che venga trattato da un professionista, e non solo, che venga messo all'interno di un circuito in cui soltanto i professionisti possano vederlo. E questo perché? Perché i professionisti, quindi gli agenti immobiliari, hanno un loro bacino di utenza, un loro bacino clienti, un portafoglio clienti che probabilmente è selezionato e con cui lavorano, e per quello il proprietario vuole far vedere l'immobile a quel bacino selezionato di utenti. In MLS uno può dire: inserisco il mio immobile all'interno di un circuito di professionisti, quindi accontento il mio cliente in questo senso, e decido che tipo di visibilità darti, interna all'MLS o esterna in diversi livelli. E quindi in questo senso il proprietario che ha questo tipo di esigenze viene accontentato al 100%. Lo scenario che vedo possibile in Italia è ancora un po' al di là da venire, nel senso che ci saranno sicuramente agenti immobiliari che già lavorano in questo senso, e che magari lavorano in questo senso anche senza essere legati a un MLS, e quindi prendono l'incarico e si mettono d'accordo con quel proprietario che mostreranno l'incarico, l'immobile, a una clientela selezionata, che magari addirittura sarà stata anche visionata dal proprietario stesso. È certo che nel momento in cui cresce la professione, cresce la professionalità, crescerà anche la cultura del cliente finale nell'approccio al mercato immobiliare, e vedrai che anche in Italia questo fenomeno verrà fuori. Spero collegato all'MLS, questo certamente. Ah, ma credo che l'MLS comunque continuerà a giocare un ruolo di primo piano, anche perché è proprio quello strumento che consente la standardizzazione e l'ottimizzazione, esatto, dei tempi anche, perché poi un conto per l'agente immobiliare è lavorare, diciamo, sul proprio network professionale, ma se poi il volume diciamo del lavoro, degli affari cresce, è evidente che bisogna poi industrializzare il processo, e credo che l'MLS sia una via quasi obbligata, anche se sono tanti anni che lo diciamo, ma insomma i numeri sono in crescita, nonostante diciamo i freni etici e culturali propri della categoria. Quindi restiamo su quindi MLS Replat, cosa sta facendo per aiutare gli agenti immobiliari italiani? E vorrei che mi parlassi anche dell'ultima novità, che è proprio quella legata al trovagente. Mi piace il verbo aiutare, nel senso che penso che Replat stia facendo varie attività per andare incontro agli agenti immobiliari e alle loro esigenze. Stiamo facendo tanti incontri sul territorio. Tieni conto che Replat fa circa 200-220 incontri sul territorio l'anno con gli agenti immobiliari. In questi eventi ultimamente stiamo molto spingendo questa standardizzazione del metodo. Abbiamo cercato di tirare giù un protocollo di standardizzazione operativa, soprattutto in fase di acquisizione. I primi risultati, i primi riscontri che stiamo avendo sono ottimi, perché soprattutto nelle piccole città in cui ci si conosce un po' meglio, no? E quindi anche c'è un'offerta un po' più piccola rispetto a una città grande come Roma o magari come Milano, effettivamente i clienti ci stanno dicendo, tramite gli agenti immobiliari che lavorano con noi, ci stanno dicendo: caspita, è un bel servizio, sto capendo cosa sta succedendo, ho capito perché devo pagare la provvigione. Abbiamo migliorato tanto l'ergonomia e l'usabilità della piattaforma. Della piattaforma, voglio dire, dell'MLS, e quindi penso che anche in questo senso sia più semplice condividere, più semplice inserire le informazioni in piattaforma, più semplice consultarle. Abbiamo messo fuori una applicazione ufficiale di Replat che si chiama Replat Agent, o Agent se la vogliamo dire più all'inglese, che mette, il cui obiettivo è proprio di mettere l'MLS in tasca a ogni agente immobiliare. Siamo arrivati quasi a 1500 installazioni. Ti faccio questo esempio giusto per capire. Immaginiamoci il cliente che
ha visto l'appartamento con te, non è soddisfatto dell'appartamento, ma vuole un appartamento in quella zona. Facile, con Rapid Agent c'è una ricerca around me. E l'agente immobiliare può tirare fuori il cellulare o il tablet e dire: guardi, non c'è problema, io ho tanti altri incarichi in questa zona, le faccio vedere qui intorno che cosa c'è. È vero, magari l'immobile non è mio incarico, ma magari ce l'ha un collega. Ed Certo. ecco lì che il cliente non lo perdiamo, anzi gli diamo un servizio, no? Per cui non si preoccupi. Trovagente è un progetto nuovissimo, è un motore di ricerca collegato a Replat, in cui il cliente, ma anche un agente immobiliare, ma diciamo il cliente finale, può, in base alla sua esigenza immobiliare, trovare l'agente immobiliare più giusto per quella operazione. Quindi, mettiamo che voglio vendere un immobile di 500.000 euro, a Roma Centro, io scriverò il CAP di Roma Centro, scriverò il prezzo che sono disposto a spendere o a cui vorrei vendere l'immobile, il trovagente mi tira fuori i primi 5 agenti immobiliari che hanno trattato o che gestiscono in questo momento più immobili simili a quello che io ho descritto sommariamente. Stessa cosa per i clienti, quindi che sta trattando o che ha trattato con clienti che hanno avuto esigenze simili e poi che agenti immobiliari che hanno registrato in piattaforma compravendite simili a quella che io ho spiegato. Ho illustrato. Quindi devo dire, c'è un gran fermento qui in Revlat perché ovviamente tutti gli agenti immobiliari adesso si sentono un po' pungolati Certo. nell'utilizzo della piattaforma perché ovviamente si sentono un po' più esposti. A questo punto andiamo a profilare l'agente immobiliare, prima ancora di profilare il cliente, se vogliamo, no? Volevo cogliere l'occasione per aggiungere due cose. La prima è ti do due novità in anteprima, diciamo così. Ok. Allora, ci sarà una prossima evoluzione del trovagente che trasformerà il trovagente in una sorta di LinkedIn degli agenti immobiliari. Quindi tramite la nostra applicazione Replat Agent, l'agente immobiliare aderente a Replat potrà creare il proprio profilo con tutte le sue esperienze, dire, specificare quali sono le sue specializzazioni, dire da questo mese a questo mese ho lavorato in questa agenzia, ho avuto questo ruolo e soprattutto poter condividere quella sua scheda con i propri clienti. L'ultima cosa che ti dico è una novità a cui teniamo tutti tantissimo, in particolare il presidente Barbato che tu conosci bene, e stiamo per presentare guarda, non la chiamerei neanche una promozione. Roberto, il nostro presidente, la chiama una sorta di borsa di studio, ok? L'idea è questa, se sei un agente immobiliare che ha il patentino, comunque ha ottenuto L'abilitazione. l'abilitazione da meno di un anno, hai la possibilità di richiedere un anno di Replat gratuito. Un anno di Replat gratuito vuol dire Replat completo, come ce l'hanno gli altri, ok? Quindi perché Roberto dice, il nostro presidente dice borsa di avviamento o borsa di studio? Perché nel momento in cui hai preso il patentino, hai preso l'abilitazione, fondamentalmente non hai né immobili né clienti in quel momento, no? Con Replat hai la possibilità di averne subito, no? 28.000 immobili a disposizione, 180.000 clienti, insomma, è un modo di avviare l'attività. Mi piace questo approccio perché penso che ancora una volta Replat sia vicino agli agenti immobiliari. Dagli Stati Uniti arrivano, hanno dato anche annuncio sul mio canale Telegram, ho parlato di Real Closer, che è proprio un'app per la condivisione delle richieste dei clienti, quindi tra agenti immobiliari. Ho parlato di Imbrex, che è praticamente una piattaforma internazionale dove insomma, si vogliono far confluire agenti immobili e soprattutto proteggere i dati attraverso la blockchain. Ho parlato anche di Propi, che è sempre di blockchain in ambito immobiliare, insomma sta lavorando, ecco, in questa direzione per dare certezza sui trasferimenti della proprietà in mercati anglosassoni, dove sappiamo che insomma, l'incidenza di contenzioso è sicuramente più alto rispetto al solito sistema notarile che abbiamo Assolutamente. qui in Italia. Quindi, insomma, tre esempi che però spingono il mercato
mercato e le aziende ad innovare. MLS Replat, che ruolo vorrà giocare in ambito proprio di ricerca e sviluppo, soprattutto in un'ottica europea? Sicuramente Replat vuole continuare ad innovare. Certamente qui dentro stiamo già studiando blockchain, ovviamente, e le sue varie applicazioni. L'immobiliare, soprattutto all'interno dell'MLS, ci sono degli scenari che si aprono veramente interessanti a livello di tutele, a livello di operazioni che effettivamente possono farsi all'interno di uno strumento tutelato e chiuso come un MLS. Se andiamo ad analizzare le tre startup, le tre aziende che tu hai nominato, sostanzialmente sono, e sto semplificando ovviamente, ma per capirci, sono delle evoluzioni dell'MLS, quindi sono tre piattaforme in cui gli agenti immobiliari possono non solo condividere informazioni, addirittura si arriva a poter chiudere la transazione. Idee come queste, startup come queste, applicazioni come queste sono le cose che mi spingono a cercare di approcciare sempre in maniera nuova il nostro mercato, a studiare, a vedere che cosa stanno facendo gli altri. E lo so che il nostro mercato è diverso, non è peggio e non è meglio, è solo un mercato diverso che sta vivendo un momento diverso, però sono piuttosto certo che a un certo punto anche noi arriveremo a almeno a trattare determinate cose in maniera innovativa e più semplice per noi e per i nostri clienti, insomma. Quindi in questo ci spero, in questo so che Replat farà di tutto per innovare. Io ti ringrazio per la tua gentilezza e disponibilità. Continueremo Ma grazie a te. a seguire MLS Replat e gli sviluppi anche in autunno, quindi insomma ti prenoto anche per i prossimi mesi. A D'accordo? disposizione, a disposizione. Perfetto. Allora, da Gerardo Paterna, allora un saluto a tutti. Ci rivediamo in occasione del prossimo Hangout, sempre sul blog gerardopaterna.com, alla ricerca e alla caccia di novità, innovazioni e metodologie sempre stimolanti per il settore immobiliare italiano. Un saluto, a presto.